Al tramonto siamo a Conques, un piccolo paese con una famosa abbazia, tappa per i pellegrini sul cammino verso San Giacomo di Compostela. Decidiamo di passare la notte qui, quindi ci fermiamo in questo suggestivo albergo. La nostra camera è proprio sul tetto. Dalla finestra vediamo la chiesa dell'abbazia e tutto il paese. Torniamo poi a visitare il paese, dove praticamente siamo rimasti solo noi e pochi altri pellegrini. La chiesa abbaziale è dedicata a Sainte Foy, Santa Fede, una martire cristiana del IV secolo. Come detto, è una tappa importante per i pellegrini che vanno verso Santiago di Compostela in Spagna. Questa chiesa di stile romanico, completata nell'anno 1120, appartiene al patrimonio mondiale dell'umanità. Sul timpano del portale principale, dedicato al giudizio universale, sono raffigurate 124 figure. Al centro, Cristo, col braccio destro alzato, accoglie gli eletti, mentre col braccio sinistro indica l'inferno per i peccatori. Di cosa? Di adesivi. Io ho trovato cose. Cosa? Ogni tanto c'è un distributore di monete del posto. Come di monete del c'è, posto? C'è una moneta della chiesa, ad esempio. Ah, davvero? Dove?
Dove, Stefano? Qui. Cosa facevano sti qua? I pellegrini andavano in un paese lontanissimo in Spagna a piedi. A quest'ora, senza le orde dei turisti che durante il giorno arrivano a migliaia, Conques è di una suggestione unica. Ti piacciono? Sì. Sono saponi, Stefano? Nel silenzio della notte ci sembra quasi di tornare indietro nel tempo. Anche noi facciamo parte della storia. Dopo una breve camminata torniamo in albergo, nella nostra stanza che sembra essere quella di un romanzo ambientato nel Medioevo.